Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. È morta a 67 anni nella sua casa romana Maria Rosaria Omaggio. Ne hanno parlato tanti giornali in questi giorni. Era malata da tempo. Attrice del cinema e del teatro, elegante, colta, brava. Protagonista sul palcoscenico e sullo schermo come Giuliana Fallaci, diretta da Andrei Vaida, dove fu premiata anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Scrittrice raffinata, il suo debutto sullo schermo dopo la popolarità sul palcoscenico e in televisione lo fece nel 1976 con il film Roma a mano armata e Squadra antiscippo, accanto a Maurizio Merli e Thomas Millian, e poi tanti altri diretti da registi come Pasquale Festa Campanile, Cinzia Torrini, Luigi Cozzi, Giuseppe Ferrara, Benvenuti. In televisione da Canzonissima a Don Matteo. La sua voce inconfondibile ha dato vita sia sul palcoscenico con le commedie di De Filippo che nel cinema soprattutto alla radio, negli audiolibri come Pasolini, Un uomo scomodo. Nel 2022 ha vinto anche un Nastro d'Argento come migliore attrice. Inizia invece con un cinematografico pugno in faccia. Adesso parliamo di un libro che è come un film. Si intitola I Giganti, è l'ultimo romanzo edito in Italia da Feltrinelli, dello scrittore peruviano Jaime Bailly, ambientato nella città del Messico del 1976, la stessa città, 21 milioni di abitanti, della mia intervista storica per il TG1 della RAI al premio Nobel Octavio Paz, un altro messicano di cui parlare. Era il 12 febbraio quando la gente, tornando al libro, che è un film, quando la gente faceva la fila al cinema per vedere il film La Odissea de los Andes del regista cileno Alvaro Kovacic. All'improvviso, fra quella folla si sente una voce che urla: questo è per quello che hai fatto a Patricia. E un uomo crolla a terra con il volto sanguinante. Davanti a lui c'è un uomo, è lo scrittore Mario Vargas Llosa, è lui che ha steso un uomo che in passato era suo amico e padrino addirittura di uno dei suoi figli, che si chiamava Gabriel García Márquez. Il motivo, secondo le voci pedagogiche dell'universo intellettuale di quel momento storico, di cui si chiacchierava molto anche a Cartagena de Indias in Colombia, la bellissima città del 1500 dove viveva Gabriel García Márquez, dove ha cominciato Gabo la sua carriera di scrittore e dove divenne amico proprio suo grazie al film La chiamata di Pontecorvo con Marlon Brando, anch'esso ispirato ai racconti di Márquez, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Il motivo era quello di una possibile relazione, tornando al libro, tra l'autore di Cent'anni di solitudine e Patrizia, la bellissima moglie di Mario Vargas Llosa, che di cazzotti se ne intendeva, perché frequentava sin da quando aveva 14 anni la scuola militare di Lima, dove fu confinato proprio in quella scuola per tanto tempo. Allora Garbo, per documentare l'occhio nero, chiamò un amico fotografo, Rodrigo Moya, dicendogli che voleva immortalare il risultato di un incontro di box che aveva perduto, senza dire i dettagli naturalmente. E così quella foto poi nel tempo fu pubblicata da un quotidiano messicano con Gabo occhio nero sorridente il 6 marzo del 2007 per celebrare gli 80 anni del maestro. Poi dopo si ammalò e finì la sua esistenza, purtroppo. A cui però contemporaneamente avevo dedicato il mio documentario prodotto dal TG1 dal titolo La perla del Caribe. Ma quel cazzottone a Gabo è anche l'inizio del libro di Bailly. È una divertente e surreale cronaca
Difatti, come ho sottolineato giustamente il critico Andrea Frate Feggianni, in parte realmente accaduti e altri inventati di Santa Pianta, all'interno del quale viene tracciata una biografia un po' sbilenca, se volete, dei due geniali premi Nobel in giro fra l'America Latina e l'Europa, attorno a loro il panorama letterario dell'epoca tra personaggi come Fidel Castro, di cui ricordo i racconti entusiasti di Gianni Minà proprio al Regina Isabella di Città del Messico, uno dei migliori alberghi, quando ci incontrammo proprio in occasione della mia esclusiva con Ottavio Paz. E personalmente, come parlo come Pablo Neruda e soprattutto il romanzo di Jane Bailey, che è il racconto, come in un film, come dicevo, a forti tinte di pathos degli anni che i due trascorsero fra Parigi e Barcellona prima e dopo i loro successi letterari che li resero celebri in tutto il mondo, il tutto giocato però, e credetemi, godibilissimo, fra debolezze, manie e vanità di entrambi, pur riconoscendo l'assoluta grandezza di questi grandi scrittori. È tutto, ciao ciao! Avete ascoltato Cinema, cinema, cinema e ancora cinema. Solo su Radio Free Station.